Termignoni, 4 uscite di 182 se non erro, completo, full racing mappato su una V4S, è quello che avete appena sentito. Questo è il Termignoni 4 uscite che ha montato Luigi sulla sua Panigale V4S. Tanta roba, ho avuto il piacere di portarlo da Bergamo, dove l'abbiamo montato lo scarico a Milano di sera. Visiera scura. È un mostro sta moto, soprattutto con questo scarico, che è il sound che farà. Non avevo l'audio della prova e magari forse uno scambiettino con Luigi lo proviamo, a vedere se riusciamo a strapparcelo. Così almeno facciamo due videoino, parliamo un po' in sella e poi sentite il sound. Ora fa benzina e via, let's go. Oh, ma già che ci sei, tu ti faccio una domanda: quando guidi, com'è la mano qua sulla manopola del gas? Sei su strada, che stai andando, ce l'hai così? Come ce l'hai? Su strada in città così? Sì. Quando sto andando così. Quando stai andando in che senso, tipo autostrada, tangenziale? Ok, quindi non sono l'unico ad avere il freno sulla leva. Sempre il dito sopra. Ma anch'io, però un mio amico mi fa: guarda che hai un brutto abitudine, lo devi levare. Ma lui è un pilota, gli ho detto: i riflessi che hai non ce li ho io. E quindi non sono l'unico, ragazzi. Vi chiedo se anche voi guidate con un dito sul freno o zero. E in caso fate senza, come fate coi tempi di reazione? Io, come Luigi, sicuramente lo mettiamo qua, che siamo pronti quando vediamo qualcosa che non va. Chiudiamo il gas, tiriamo e siamo a posto. V4S con Termignoni 4 uscite. Bismillah. Allora, iniziamo dal discorso. Io sono un fan della Panigale V2 e ho un Troy Bayliss. Ho provato V4, questa è la prima V4 che provo, proprio questa di Luigi, ma base. Poi l'altro, mi sa, due weekend fa, grazie al Ducatista X ho avuto il piacere anche di provare il suo DV4S con la Krapovic. E devo dire che mi trovo bene fin da subito col V4S. Ragazzi, tanto che comincio proprio a considerare un V4S. Non so se andare col 24 o 25, però il fatto dei soldi mi frena tanto. 35.000 euro per un nuovo, una S, è tanto, tanto veramente. Io credo che ho questa sensazione qua di trovarmi bene e comodo sul V4, perché per la mia statura, ovviamente, che sono 1,86 m per 77 kg, quindi l'altezza c'è, e la V4 è un po' più grande, un po' più accomodante in quanto moto per il discorso delle dimensioni che ha. Aspetta che chiudo qua, così evitiamo un po' d'aria. Siamo in autostrada. Dicevo, mi trovo bene per quello che riguarda la statura, perché io ho tipo un'altezza e una fisicità, una presenza fisica importante, e la V4 mi soddisfa, mi accoglie molto meglio rispetto alla Panigale V2, anche in discorso di ergonomia, altezza sella e riparo anche dal vento, che la V2 non offre. E secondo, la cosa strana è che io mi trovo molto facile, molto più divertito e molto più comodo a mio agio sul V4 nei pass, perché è un po' più facile da portare a velocità normali, diciamo. E un'altra cosa, con le marce alte, anzi non alte, con le marce lunghe, aspetta che cerco di raggrupparmi, dicevo, con le marce lunghe della Panigale V4 si fa meno fatica e si ha una cosa in meno su cui concentrarsi. Una prima che può andare fino a 120, sui passi puoi mettere la seconda, la terza e vai tranquillo, ti fai un giro bello. Mentre con la V2 bisogna essere
con la marcia giusta, quei giri giusti, tutte quelle cose qua che sono un po' complicate, diciamo. Sono privo di specchi perché purtroppo uno si è rotto e quindi lui l'ha dovuto levare in attesa che arrivi l'altro. E sì, Panigale V4S con termiglioni 4 uscite, bellissima moto, bella sensazione, il sound lo sentite, spero. Sì, non so cosa dire. A parte il fatto che sto considerando davvero il V4, modalità sport. Il fatto che considero il V4 è veramente vera questa cosa qua. Il 24 mi piace, il 25 a parere, al contrario di altri, mi piace molto di più. Cioè, esteticamente sembra una Fireblade Triple RSP, però con lo Ducati sopra, però a me piace, garba tanto. Tutti erano focus sul vibraccio che torna, ma il vibraccio, vibraccio. Ducati proprio ha centrato il chiodo, diciamo, perché il vibraccio è stato fatto in un modo bellissimo di cui nessuno parla. Ora sono tutti concentrati sull'estetica, che è un po' diversa, e dicono che non assomiglia più alla Panigale che conosciamo, che questa qua. Ovviamente questa ha le linee più aggressive, l'altra è aggressiva a suo modo, ma un po' più dolce, un po' più fluida, che a me non dispiace, onestamente. Vediamo se Daniele, magari vedendo questo video qua, ha voglia di farmi un favore, passo dentro e vediamo se riusciamo a portarci a casa un V4S 2025 S, purtroppo, perché io la base non riesco a prenderla. Poi dopo averci parlato male, dopo aver sputato su quel piatto lì, non ci posso più mangiare. Ho sempre detto che da poveri che da poveri non è, è un modo di provocare un mio carissimo amico Carl Forray, che anche lui ha un canale, fa dei video, che ha comprato tra l'altro un V4S, però prima generazione, mi sa, forse 2019. Allora, questa è la moto. Io, come dicevo, quando c'è traffico guido sempre col dito sul freno, e anche Luigi mi sa, e lui, Luigi, grazie a lui, è lui il proprietario di questa moto qua, mi sta facendo il favore, sto parlando, e lui è sul mio Hyper, grande, perfetto. Io, se non sapesse dove abita, io scappavo con la sua di moto, però la sa a casa mia. Comunque complimenti a Mauro, guida molto bene, cioè segnali, va piano, rispetta le velocità. Sì, chissà quanti cavalli ha questo mezzo adesso, così come 215,5 cavalli e stop. Poi con questo scarico completamente racing aperto, con questa mappa, devo dire una cosa, riscalda molto 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 meno rispetto alla base, ovviamente sente un po' di calore, ma è normale ed è piacevole, e non è concentrato su una sola aria e basta, è tipo una cosa che senti lungo il tubo, lungo il collettore, però è piacevole, soprattutto con questo clima che abbiamo noi adesso, tanta tanta roba. Aspetta che apro il casco così sentite il suono. Se ne gap. Un po' nervoso quando vai. Dicevo, è un po' nervoso quando vai a bassi giri. Sotto i 5000 è inguidabile. Però da quando hanno messo la mappa, questo coso è molto fluido. Questa cosa è molto fluido e sembra che anche il quick shifter sia cambiato, ma di tanto, a livello di response, più decisa e più precisa. Boh, ditemi voi, voi smanettoni che sapete, magari con la mappa è andato anche a migliorare questa cosa qua, non lo so, onestamente. Fatemi sapere, let me know. Allora, grazie mille ragazzi, è stato un piacere, grazie anche a Luigi. Se il video ti è piaciuto, like,
share e iscriviti al canale e fammi sapere cosa pensi delle quattro uscite. A Krapovic ho quattro uscite. Poi metterò anche il video della moto del Ducatista X, dove non ho commentato tanto, sono stato solo in giro a godermi il sound e il V4. E sì, grazie, alla prossima, ciao. Più la provo, più mi piace e più penso che un V4 sarebbe bello, però sincero, non ho né i soldi né l'abilità o le competenze per un V4S. Quindi grazie mille, diamo a Luigi la moto. Grazie mille per la prova, bella roba, tanta!